Legalità e sicurezza, questi i temi fondamentali sottoscritti quest'oggi in un importante protocollo d'intesa tra la Camera di Commercio di Taranto e la Questura. Il protocollo di oggi riguarda una procedura che viene dalla banca dati del registro delle imprese camerale, che si chiama REX, che è uno strumento eccezionale, che consente la consultazione di questo strumento di individuare laddove ci possono essere dei problemi di illegalità nelle aziende. Praticamente noi mettiamo a disposizione della nostra questura, al nostro questore, questo strumento per agevolare il suo ruolo, il suo compito di esame ampio del territorio per individuare laddove ci possa essere qualche problema causato purtroppo da queste crisi che si rinnovano, che si aggiungono, che si accumulano. Già noi avevamo tante crisi irrisolte, a questo si è aggiunto il problema Covid, però il problema Ilva ArcelorMittal continua a crescere. E questo può portare infiltrazioni non desiderate nel tessuto produttivo, di cui non ne abbiamo bisogno sicuramente. Bene, noi diamo una mano al questore con i dati in nostro possesso affinché possa espletare al meglio il suo ruolo nell'interesse delle imprese e di tutta la cittadinanza. Non c'è la possibilità di pensare ad un futuro migliore, come auspicabile per Taranto, se non lavorando insieme, ma insieme, tutti insieme, come si sta cercando di fare. Questo protocollo va in questo senso, percorre questa strada che peraltro è stata ben tracciata anche dal signor prefetto di Taranto, che ha riunito attorno ad un tavolo tutte le istituzioni del territorio proprio per procedere nella direzione che abbiamo detto e che vogliamo sottolineare con questo protocollo. Noi abbiamo bisogno delle altre istituzioni, abbiamo assoluto bisogno della Camera di Commercio, delle sue competenze, delle sue professionalità, che la Camera di Commercio ci sta mettendo a disposizione per poter capire il territorio, per poter capire le dinamiche. E non solo economiche del territorio, perché attraverso i dati della Camera di Commercio riusciamo a comprendere quelle dinamiche, quelle economiche, ma a risalire anche alle altre dinamiche che non possono prescindere da quelle economiche.